che era amico suo, promise alla mamma che avrebbe portato qualcosa di quello che aveva, perché non si trovava niente, poi eravamo nel 1959. Maurizio andò a trovare, trovò un indumento, forse uscito dalla valigia, non so, lo portò alla mamma e rimase. La mamma rimase ospite a Via della Carradella, a casa di Maurizio, di Rossana, di Lorenzo, per diverso tempo, perché questa donna... Io ringrazio Giancarlo perché in un attimo ha fatto rivivere questa ragazza di tanti anni fa, che i sogni, il titolo mio era I sogni sul dramma. Poi se voi lo leggerete troverete anche la storia di Gianna Moriani, che è qui presente, che era una commessa e prendeva il tram e tutte le ragazze, poi il tram diventava un salotto, perciò c'è pure da capire che oltre ai mattoni, che io dico sempre, per questo ringrazio, continuo a ringraziare Giancarlo, la storia la fa la gente. Sono un po' critica quando parlo di archivio storico, perché i mattoni sono importanti, gli architetti ringrazio tutti quanti, però l'anima poi esce fuori, e l'anima esce fuori con le buone e con le cattive. Io per ora ho voluto essere la fatina che faccio di solito e vi ringrazio di avermi ascoltato un attimo, e volevo aggiungere una cosa che ha detto Cosmo Barbato, che io trovo molto molto importante. Il Servianti era amico dei Medici e ordinò a Raffaello la Madonna Giardiniera, cioè la Madonna Giardiniera che credo che sia passata dentro la scoletta adesso al Louvre, perciò Garbadella è la volena dei nuovi archivi storici.